Ciao a tutti, io sono lo spacciatore seriale e questo è un video in cui faremo una carrellata di titoli in arrivo a giugno 2020. Serie TV incredibili che tra poco vi andrò ad elencare. Questo video è in collaborazione con i miei amici di nonsolo.tv, Rotocalco, che si trova in vari social, Instagram, YouTube, Facebook, che ci raccontano i segreti dello spettacolo e non solo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi a questo canale, di cercarmi se volete sempre come spacciatore seriale su Facebook e su Instagram. E adesso partiamo con questa carrellata di titoli in arrivo a giugno 2020. El President, serie Amazon Prime Video, prima stagione in uscita il 5 giugno 2020. Serie TV sul calcio, El President mostrerà al mondo con tanta ironia come lo sport più amato di tutti sia in realtà un business multimilionario guidato da criminali mai visti, ovvero la mafia del calcio. 13 Reasons Why, quarta stagione, l'ultima della serie Netflix in uscita il 5 giugno 2020. Anna Becker e i suoi misteri irrisolti e tutte le altre storyline dei tanti personaggi troveranno la naturale fine in questa ultima stagione, molto discussa, amata e odiata allo stesso tempo. Un teen drama di sicuro successo. Mother, Father, Son, una serie drammatica britannica della BBC, prima stagione in onda su Now TV dall'8 giugno 2020. Una famiglia fratturata nel cuore della politica e del potere e messa insieme in circostanze catastrofiche. Protagonista assoluto Richard Gere, e non mi sembra poco. Curon, una serie italiana Netflix, prima stagione dal 10 giugno 2020. Anna è appena tornata a Curon, sua città natale, insieme ai suoi gemelli adolescenti, Mauro e Daria. Quando Anna scompare misteriosamente, i ragazzi dovranno intraprendere un viaggio che li porterà a svelare i segreti che si celano dietro l'apparente tranquillità della cittadina. The Head, una serie Hulu HBO, prima stagione in onda dal 12 giugno 2020. Alvaro Morte si toglie i panni del professore della casa di carta e indossa quelli di Ramon, chef di una stazione di ricerca. Morte è infatti nel cast di The Head, una serie dalle tinte thriller ambientata nei paesaggi innevati del Polo Sud. The Greys, una serie in costume dal 12 giugno 2020 su Starz Play. Un dramma satirico e comico sull'ascesa di Caterina la Grande dall'estranea alla sovrana regnante più lunga della storia della Russia. The Woods, serie Netflix, prima stagione in uscita il 12 giugno 2020. Di genere thriller, la serie è divisa in sei parti e si svolge attraverso due periodi temporali differenti, il 1994 e il 2019. Il protagonista della storia è Paweł Kopiński, un procuratore di Varsavia. Perry Mason, una miniserie basata sul celebre personaggio di Perry Mason, in onda dal 21 giugno 2020 su HBO. Los Angeles, 1932. Durante la Grande Depressione la città diventa protagonista grazie ai giochi della decima Olimpiadi, al boom di Hollywood e al petrolio. Su questo sfondo il caso di un bambino rapito vede Perry Mason alla ricerca della verità. Dark, stagione 3, la serie tedesca, la serie di Netflix in onda dal 27 giugno 2020. Tutti i misteri di questa epopea fantascientifica stanno per risolversi nell'ultimo capitolo di questa storia. L'apocalisse è alle porte, ci saranno ancora altri viaggi nel tempo o il multiuniverso si imporrà come ultimo schema di questa scacchiera. Eccoci qua, alla fine di questa carrellata ci sono a giugno in arrivo dei titoli incredibili, quindi avete assolutamente la possibilità di sceglierne.
Io vi ricordo di iscrivervi a questo canale Spacciatore Seriale, di cercarmi anche su Facebook e su Instagram. E poi voglio salutare i miei amici di nonsolo.tv, questo rotocalco che si occupa di spettacolo e non solo, su Instagram, YouTube, Facebook, insomma dovete cercarli e seguirli. Io vi abbraccio tutti e vi do appuntamento ad un prossimo video su questo canale. Ciao!